per la federazione l'occasione di festeggiare ben 40 anni di orienteering in Liguria, qui alla festa dello sport, qui in un contesto molto particolare nel cuore della città, per far scoprire a tante famiglie questa bellissima disciplina sportiva. Esattamente, proprio in questi giorni ricorre infatti il 40° della prima gara di orienteering effettuata in Liguria nel 1979 ai piani di Praglia, su queste carte ancora in bianco e nero. Questo è il volantino del corso preparatorio alla gara, che poi è stata effettuata proprio alla fine di maggio del 1979. Allora abbiamo colto l'occasione della festa dello sport per celebrare questa ricorrenza e fare un po' di storia dell'orientieri in Liguria. Abbiamo visto in questi minuti diversi bambini avvicinarsi a voi. Quali sono le attività che gli proponete? Abbiamo allestito un semplice percorso di prova, pur se con tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche di una gara seria, reale, e abbiamo già contato in questi giorno e mezzo quasi 200 presenze, una settantina di gruppi che hanno effettuato in parte o completamente il percorso, e qualcuno ha manifestato un buon feedback. E poi naturalmente in tutta la Liguria ci sono società dove si può coltivare un'eventuale passione per l'orienteering. Certo, naturalmente andando sui siti del settore si trovano tutti i riferimenti. E volevo aggiungere che comunque, come nostra caratteristica, abbiamo anche allestito un piccolo percorso dimostrativo per i diversamente abili, per il trail, si chiama trail questa specialità, e qualcuno ha anche provato in questi giorni questo percorso.